Nella lezione di oggi pomeriggio parleremo delle alette e dei sistemi alettati. Ora, prima di entrare nel vivo della lezione, guarderà appunto i sistemi alettanti, quindi le alette, ci chiediamo perché questi oggetti meritano particolare attenzione. Allora, immaginando innanzitutto di avere una certa superficie, immaginiamo che questa sia una superficie indefinita, quindi la disegno in maniera così, senza una forma precisa, che si trovi a una temperatura T con S, e questa superficie immaginiamo presenti un'area pari ad A con S. Se questa superficie scambia energia termica con l'ambiente circostante, si trova di area, immaginiamo, si trova a t infinito con un coefficiente di scambio, una distanza complessivamente a h segnato nota. Ovviamente noi possiamo calcolare la potenza termica scambiata con h segnato per l'area di scambio per t con s meno t infinito. E fin qui, per dire, non c'è nulla di nuovo di cui parlare. Cosa succede però? Che in alcuni casi può essere necessario incrementare questa potenza scambiata per vari motivi. E dovendo incrementare questa Q punto, sostanzialmente abbiamo la possibilità di agire in tre modi. La prima possibilità è quella di incrementare la differenza di temperatura tra la superficie stessa e l'aria che la circonda. Tipicamente quindi potremmo lambire la superficie con un'area un pochino fluido, un pochino più freddo se vogliamo raffreddarlo, più caldo, un pochino più caldo al contrario se vogliamo riscaldarlo. Ma è chiaro che se ad esempio questa superficie fosse collocata qui in questo ambiente, immaginiamo per esempio che la superficie sia proprio la lavagna, ok? Immaginiamo che per qualche strano motivo questa lavagna sia calda e debba raffreddarsi cedendo calore all'aria che si trova in questa stanza. È chiaro che io non posso fare molto riguardo alla temperatura ambiente, quindi è una linea di intervento che molto spesso non mi offre molti gradi di libertà. Quello che però potrei fare in alternativa è mettere un ventilatore, magari qui, e soffiare aria sulla lavagna. Questa seconda possibilità mi permette di incrementare il coefficiente di scambio h segnato. Ma anche qui ci sono dei limiti nel seguire questa strada, perché dovete tenere presente che quando metto in moto il ventilatore, nell'esempio che abbiamo appena fatto, ovviamente ho bisogno di energia elettrica. Ora, in grande, per esempio in applicazioni industriali, quando si ha la necessità di raffreddare superfici importanti in maniera, come dire, intensiva, la potenza meccanica, quindi il consumo di energia elettrica richiesto, potrebbero diventare eccessivi. Capite? E quindi anche questa strada presenta delle limitazioni. L'ultima possibilità è: a parità di h segnato, di differenza di temperatura Ts meno T infinito, incremento la superficie di scambio. Come faccio? Utilizzando le alette. Le alette altro non sono che una superficie che protende, in questo caso dalla superficie di base, che abbiamo chiamato A con S, ad esempio in questo modo. Immaginando quindi che la presenza dell'aletta non vada ad alterare il coefficiente di scambio h segnato, ovviamente la superficie di scambio diventa la superficie dell'area, cioè l'area con S meno l'impronta dell'aletta più la superficie esterna dell'aletta. Ora però vi dico subito che è importante capire bene che cosa succede in corrispondenza di questa aletta, perché è nostro interesse
capire qual è la potenza termica che siamo in grado di, diciamo, dissipare con la lenta, nell'ipotesi che la superficie sia più calda e si abbia la necessità appunto di dissipare calore, qual è la potenza termica che siamo in grado di dissipare, e soprattutto ci chiediamo se posizionando questa letta sulla superficie effettivamente la potenza termica dispersa dalla superficie stessa aumenta rispetto al caso in cui la letta non era presente. Ovviamente questa non è un'osservazione banale, perché la letta stessa rappresenta una resistenza termica una volta che viene applicata sulla superficie. Quindi, come vedremo nel corso della lezione, se non vengono rispettate determinate condizioni, la letta, piuttosto che favorire la dispersione di energia termica, potrebbe addirittura impedirla. E quindi il posizionamento della letta determinerebbe una diminuzione dello scambio di energia termica tra la superficie e l'ambiente, piuttosto che un aumento. Per ovviamente analizzare tutti questi aspetti, il primo passo sarà capire qual è il profilo di temperatura nella letta e quindi poi andare avanti valutando la potenza termica dispersa e capendo quali sono le condizioni da rispettare affinché sia vantaggioso utilizzare le lette. Ok? Quindi questo sarà il filo logico che seguiremo nel corso di questa lezione. Ora, le alette, i sistemi alettati, sono qualcosa che possiamo osservare nella vita di tutti i giorni. Basta guardarsi attorno per trovare vari esempi di alette e di sistemi alettati. In questa slide potete vedere due esempi. Il primo a sinistra è una unità di trattamento aria, tipicamente installata sui tetti delle abitazioni, quindi non è qualcosa che, diciamo, normalmente uno vede perché è nascosta alla vista, ma sulla destra invece c'è un ventilconvettore, che invece è qualcosa che vediamo tutti i giorni e sono installati anche presso la nostra università. All'interno di questo ventilconvettore c'è una batteria di scambio che altro non è un sistema alettato. All'interno di questi tubicini qui scorre il fluido caldo o freddo a seconda se siamo in inverno o in estate, e tutte queste alette qui servono a far scambiare energia termica tra il fluido e l'aria dell'ambiente in cui il ventilconvettore è installato, e lo scambio avviene secondo un meccanismo di convezione forzata. Infatti qui è installata una ventola che aspira aria da sotto, la fa fluire in questa batteria di scambio, quindi l'aria lambisce le alette e quindi poi viene restituita all'ambiente dove l'oggetto si trova a lavorare. Ma ci sono tanti altri esempi. Qui vedete la testata di un vecchio ciclomotore, un vecchio motorino 50. Ci credete o no? Ce l'aveva mio zio, l'ho guidato anch'io. Questo è un motorino a tre marce, che ormai non esiste più. Comunque sia, potete vedere che il raffreddamento del cilindro è ad aria, quindi soprattutto mentre il ciclomotore è in movimento, l'aria lambisce le alette che sono collocate sulla testa del cilindro, e anche qui non si vede tantissimo, ma ci sono alette anche in basso, consentendo il raffreddamento. Nei ciclomotori moderni questi sistemi ormai non ci sono più, perché il raffreddamento è a liquido, e tra l'altro il motore negli scooter non si vede più, è nascosto, quindi, mentre prima era in bella vista. Qua invece, sulla destra, si può osservare un sistema di raffreddamento del processore di un computer portatile. Anche in questo caso si utilizza una batteria, un sistema alettato, e oltre al sistema di alette c'è una ventola che aspira aria e fa fluire quest'aria appunto in corrispondenza delle alette in modo da raffreddare la CPU. Ed è il rumore che sentiamo tipicamente quando il portatile, magari sotto sforzo, accende le ventole, no? E cerca di raffreddarsi. Ora, tutte queste alette, questi esempi che abbiamo visto qui, non mi sembra ce ne siano altri. Ah sì, ce n'è un altro.
Questo è un sistema di raffreddamento ancora di una CPU, ma questa volta è liquido. Quindi è ancora un sistema alettato, ma la differenza è che il radiatore, chiamiamolo così, è esterno, cioè il sistema alettato non è più collocato direttamente sulla CPU, ma è esterno, e c'è un liquido, esattamente come avviene nelle nostre automobili, che va in questa batteria di scambio, si raffredda, ritorna al processore e lo raffredda. Okay? Quindi è un sistema a liquido. Devo dire la verità, non mi sembra che si sia, come dire, abbia preso piede più di tanto. Alla fine non se ne vedono molti, anzi se ne vedono pochissimi di questi sistemi di raffreddamento. Ma pensando un po' a tutti questi esempi applicativi, alcuni li avete visti qui, altri vi possono venire in mente pensando alle vostre esperienze quotidiane, potremmo sicuramente osservare che tipicamente queste alette sono di che materiale? Metalliche, no? Tipicamente sono di materiale metallico, quindi tipicamente sono fatte di un materiale che presenta una buona conducibilità termica. Beh, è chiaro che intuitivamente voglio che questo oggetto abbia una buona conducibilità termica in modo da favorire il flusso di energia termica dalla superficie di base verso l'aletta stessa. Minore è la conducibilità termica, più l'aletta si comporterà da isolante piuttosto che da un oggetto che favorisce lo scambio termico. Ma anche la forma di queste alette ha qualcosa in comune nelle varie applicazioni, cioè sono sempre delle alette fatte come dei fogli, no? Messe tutte una a fianco all'altra. E dal punto di vista dei materiali, se ci pensate, molto spesso sono fatte di alluminio. Ora, chiaramente sulle diapositive è un po' difficile distinguere bene gli esempi che vi ho portato. Per questo motivo vi ho portato una vecchia scheda video, una vecchia, avrà forse 8 anni, non lo so, che non funziona, però sul processore video è installato un sistema alettato fatto di alluminio con alette in effetti che mostrano ancora una volta le caratteristiche che abbiamo appena visto, e quindi probabilmente ci sarà un motivo per cui le alette sono tipicamente fatte così, e quello che vogliamo fare oggi è proprio scoprire perché sono fatte così. Evidentemente è la forma che offre i migliori vantaggi. Allora, intanto, se volete dare un'occhiata da vicino, vi passo questa scheda video. Ora, per parlare in maniera un pochino più metodica di questo argomento, iniziamo col dire che le alette possono essere classificate in alette dritte e circolari. Le prime protendono dalla superficie di base in questo modo, e possono essere a sezione per esempio circolare, ma anche rettangolare, per esempio in questo caso. Le alette circolari invece sono applicate tipicamente su tubi, quindi sono fatte in questo modo per raffreddare i tubi stessi. E c'è un esempio in questa foto di alette circolari, potete vedere che in questo caso parliamo di un tubo di rame con alette di rame, e sono tante alette posizionati su questo tubo, evidentemente per raffreddare o riscaldare, quindi in generale per favorire lo scambio termico, evidentemente tra il fluido che scorre all'interno del tubo e il fluido che si trova all'esterno del tubo. Infatti questa tipologia di tubi alettati è
tipicamente utilizzata negli scambiatori di calore. Oltre a poter essere classificate come lette dritte circolari, chiaramente la classificazione può essere fatta in base al profilo, scusatemi, alla, sì, dico bene, in base al profilo della letta, cioè il profilo può essere a sezione costante, come in questo caso, oppure può presentare una sezione che varia, come ad esempio in questo caso, vedete? E quindi diremo, per esempio, nel caso A, che la letta è dritta, profilo rettangolare con sezione costante, come pure nel caso B, mentre nel caso C e D la letta è ancora dritta, ma ovviamente vedete che la sezione si assottiglia passando dalla superficie di base verso l'estremità della letta. Stesso discorso ovviamente può essere fatto per le alette circolari e le alette a sezione circolare, ancora dritte ma a sezione circolare. Comunque, fatta questa breve introduzione, a questo punto ci chiediamo: come posso determinare il profilo di temperatura lungo l'aletta? Perché ovviamente per capire se il posizionamento dell'aletta sulla superficie di base costituisce un vantaggio dal punto di vista dello scambio termico, il primo passo è determinare il profilo di temperatura. Per determinare il profilo di temperatura bisogna innanzitutto fare delle ipotesi di base. Ed individuare una tipologia di aletta rappresentativa da studiare. Allora, immaginiamo di far riferimento ad un'aletta a sezione circolare non costante, quindi magari che diminuisce in questo modo verso l'estremità dell'aletta stessa, che protende da una superficie di base alla temperatura T con S. Immaginiamo che questo sia l'asse X, questa è la direzione invece R, e questa letta è immersa in un fluido a temperatura T infinito con un coefficiente di scambio medio H segnato noto. Allora, prima di iniziare la trattazione, le ipotesi di base sono regime stazionario, la temperatura T con S, ma anche T infinito e coefficiente H segnato sono uniformi nello spazio e costanti nel tempo. In realtà stiamo parlando di regime stazionario, quindi basta uniformi nello spazio. La letta è costituita da un materiale omogeneo e isotropo. Nei confronti evidentemente della conducibilità termica, con densità e calore specifico uniforme e costante. Ancora, riteniamo che il gradiente di temperatura, utilizziamo le derivate parziali, fatto valutato in direzione R, quindi radiale, sia molto minore del gradiente di temperatura valutato in direzione X. Questo significa che sezione per sezione posso ritenere che la temperatura sia uniforme, cioè che il gradiente radiale è molto piccolo, cioè trascurabile per intenderci. Se sezione per sezione la temperatura è uniforme, vuol dire che il problema è monodimensionale e la temperatura sarà solo funzione di x. Ok? Infine,
ritengo che la resistenza di contatto tra aletta e superficie di base sia nulla. Ok? Non c'è resistenza di contatto in questa zona qui, cioè è come se l'aletta fosse un'estensione del corpo che costituisce la superficie di base e non è un oggetto successivamente appiccicato, passatemi il termine, sulla superficie di base stessa. Capite? Comunque, nella nostra trattazione, quindi, ripeto, resistenza di contatto considerata nulla. Quindi stiamo parlando di un profilo di temperatura monodimensionale in regime stazionario con resistenza di contatto nulla. Per poter determinare questo profilo di temperatura procediamo tagliando una fettina di aletta di spessore molto piccolo che chiamo delta x, la riporto qua, quindi uno spessore molto piccolo, direi infinitesimo, tagliamo una fettina di aletta e andiamo a fare un bilancio su questa fettina infinitesima di aletta che abbiamo tagliato. E avremo in ingresso la potenza termica conduttiva che entra da sinistra, immaginando che con esse sia maggiore di T infinito e quindi la superficie di base sta cedendo calore attraverso l'aletta all'ambiente circostante, quindi c'è potenza termica conduttiva che per conduzione entra da sinistra e la chiamo Q punto X, sulla destra esce potenza termica conduttiva che chiamo Qx più delta X. E in assenza di generazione, evidentemente, è un'ipotesi che non ho scritto perché è chiaro che in una aletta tipicamente non c'è termine di generazione, ma per completezza aggiungiamo che siamo in assenza di generazione, ok? Quindi in assenza di generazione l'altra aliquota uscente è la potenza termica ceduta all'ambiente attraverso meccanismi convettivi o convettivi più radiativi. Noi comunque la chiamiamo delta Q.C. Ora, questa superficie è l'area, questa è l'area della superficie, è una funzione di x tipicamente, perché ovviamente a mano che mi sposto lungo x vedete che l'area della superficie normale dell'aletta, superficie trasversale dell'aletta, cambia, in particolare diminuisce secondo una precisa legge, ok, in questo caso specifico. Quindi l'area della sezione trasversale, cioè questa che vi sto colorando qui, varia in funzione di x, ok, è un'area di x, mentre questa superficie qui, quella laterale, la chiamo delta A con L. Ok? Allora adesso non ci resta che scrivere il bilancio e scriveremo che Qx, ciò che entra, uguale a ciò che esce, Qx più delta X, più lo scambio termico convettivo che è dato da delta A con L per H segnato per T. Allora questa è una T di X, quindi io adesso scrivo T di X
successivamente magari per semplicità scrivo solo T omettendo T di X, va bene? Comunque è chiaro che la T è una funzione di X, l'abbiamo scritto qua, quindi questa è una T di X. In condizioni di regime stazionario tutto ciò che entra qua è tutto ciò che esce, quindi la derivata rispetto al tempo non c'è. Ora, questa è un'applicazione del primo principio, il principio di conservazione dell'energia. Chiaramente dobbiamo andare a utilizzare una legge particolare per poter valutare i flussi conduttivi. Questa legge la conoscete, la legge di Fourier, per cui Q.x sarà pari a meno K per A, che è una A di X, per dt di X su dx, giusto? E se ho scelto, se ho fatto una fettina sufficientemente sottile, di spessore infinitesimo, molto molto sottile, allora potrò esprimere Q.x più delta x in funzione di Q.x utilizzando un'espansione in serie di Taylor. Quindi è Q.x più dq.x su dx per delta x più, ovviamente c'è un termine aggiuntivo che trascuro e l'errore che commetto ovviamente è proporzionale a delta x quadro in questo caso, quindi se la fettina è molto sottile questo termine può essere ragionevolmente trascurato. Quindi nel nostro caso Q.x più delta x è pari a meno KA dt di x su dx, e questo è Q.x, più d su dx meno KA dt di x su dx per delta x. Abbiamo detto che là è una di x, allora scriviamolo per completezza. Soprattutto perché la derivata rispetto a x va fatta anche a rigore su a di x, giusto? A questo punto quindi ciò che possiamo ottenere è, scrivo qui in alto, meno k, a questo punto ometto a di x e t di x, ma scrivo soltanto a e t. Voi sapete che è una di x e una t di x, va bene? Chiaro? Ok, allora meno k del t su dx uguale a meno k del t su dx più, sviluppando questa espressione qui, ovviamente avremo più diventa un meno, meno k d a su dx dt su dx per delta x e ancora meno k derivata seconda di t su dx quadro per delta x, e poi c'è l'ultimo pezzo che è più delta a con L per h segnato t meno t infinito. Riuscite a leggere bene l'equazione, altrimenti la cancello e la scrivo per esteso da un'altra parte se vi crea confusione. È chiara? Me l'ho scritta? Ok. Allora a questo punto questi due termini qui si semplificano, io cancello qui in basso mentre voi continuate a scrivere. Questi due termini dall'altro lato, quindi diventano positivi, e divido tutto per KA, ok? Quindi ottengo derivata seconda di T su dx quadro più che moltiplica delta x, anzi divido tutto per KA delta x, così semplifichiamo ancora di più.
più 1 su A dA su dx del t su dx è uguale a delta A con L per H segnato diviso K A delta X per T meno T. E questa è l'equazione differenziale che risolta mi permette di determinare il profilo di temperatura lungo la lettera T di X. Ovviamente per la risoluzione c'è bisogno di condizioni al contorno, questo mi sembra chiaro. Vedo che molti di voi stanno ancora scrivendo, quindi prendetevi il vostro tempo, anzi se sto andando troppo veloce fatelo presente, cerco di rallentare per maggiore chiarezza. Appena siete pronti, proseguiamo. Possiamo proseguire? Allora, a questo punto, per la risoluzione di questa equazione, oltre alla, ovviamente, alla difficoltà della determinazione proprio di Tx, evidentemente, c'è anche un altro aspetto. E l'aspetto è legato al fatto, questo ulteriore aspetto è legato al fatto che io dovrei conoscere l'andamento dell'area in funzione di x, cioè in questo caso specifico potrebbe non essere un grosso problema, ma dal punto di vista proprio del formalismo, dal punto di vista di proprio i passaggi che dobbiamo fare, i calcoli che dobbiamo fare, le cose possono diventare molto più complesse per alette che presentano una forma più complicata, no? Per esempio una aletta che presenta una forma di questo tipo chiaramente ci crea maggiori difficoltà. Quindi per trattare gli argomenti che ci siamo proposti di trattare è abbastanza inutile aggiungere questo elemento di difficoltà, capite? Quindi nella nostra trattazione questo termine qui lo togliamo dall'equazione, il che mi vale a dire che le alette che andremo a studiare sono alette dritte, sezione circolare o rettangolare, vedremo che è la stessa cosa, ma con sezione costante, ok? Questo significa che la nostra trattazione sarà rivolta, nel caso di aletta circolare, a sezione circolare intendo, sarà rivolta a una aletta fatta in questo modo qua. Il che ci semplifica di molto la trattazione. Ci semplifica di molto la trattazione perché la sezione, l'area della sezione della aletta è costante lungo x. E quindi questo dA su dx è 0. E questo termine è scomparso. Capite? Ok, ora trattando questa aletta nello specifico, la fettina di aletta che andiamo ad estrarre sarà a questo punto fatta in questo modo. Ok, quindi questa è l'area della sezione trasversale della aletta, questa qui, mentre questo qui è il perimetro della sezione trasversale che chiamo P. A questo punto quella che abbiamo chiamato delta A con L, cioè l'area della superficie laterale, altro non è che P per delta x, giusto? Quindi la nostra equazione diventa alla fine derivata seconda di t di x quadro uguale h segnato
per delta con L che è P delta X diviso KA delta X, e delta X si semplificano, per T in un infinito. Osservando che dt-t infinito è uguale a dt, già che t infinito è per ipotesi uniforme, costante l'abbiamo detto, introduco la variabile t segnato che è t-t infinito e chiamo questa quantità qui, h segnato p su kA, la chiamo n al quadrato. Così facendo, l'equazione finale che alla fine devo andare a risolvere è derivata seconda di t segnato più dx uguale a n quadro di t segnato. Questa è l'equazione. Ok? È un'equazione secondo grado, del secondo ordine, ovviamente abbastanza evidente. La soluzione è semplice da trovare, perché utilizzando l'omogenea associata con radici lambda 1, 2 pari a più o meno m, che avremo lambda 4 uguale a m4, ve lo ricordate l'analisi? La soluzione sarà del tipo t segnato di x è uguale a c1 per e elevato a mx più c2 per e elevato a meno mx. La soluzione sarà di questo tipo qua. Dovrebbe essere il vostro ricordo di analisi. E chiaramente a questo punto il problema diventa la determinazione delle due costanti di integrazione C1 e C2. Per quanto riguarda la prima costante di integrazione, è molto semplice, scusatemi, per quanto riguarda la prima condizione al contorno, perché evidentemente per trovare le costanti di integrazione dobbiamo applicare le condizioni al contorno. Essendo un problema monodimensionale, le condizioni al contorno che applicheremo sono due, ai due estremi della retta, okay? Quindi in corrispondenza della superficie di base qui e in corrispondenza dell'estremità della retta qui. Applicheremo due condizioni al contorno che ci consentiranno di determinare C1 e C2. Quindi la prima condizione al contorno da applicare è abbastanza semplice da individuare, e se pensate alle ipotesi di base che abbiamo fatto prima di iniziare la trattazione dovreste arrivarci in maniera semplice. Quale può essere? X0 uguale a Ts. Esattamente. In X pari a 0 la temperatura è pari alla T, la temperatura della superficie di base. Questo in virtù del fatto che abbiamo ipotizzato che non ci sono resistenze di contatto tra la superficie di base e la retta, quindi sono la stessa temperatura. Ora, questo significa che T segnato in 0 è uguale a Ts meno T infinito, perché T segnato è T meno T infinito. Questo è uguale a C1 più C2, evidentemente, e alla 0 fa 1. Sostituisco 0 qui, l'esponenziale restituisce 1, quindi la condizione al contorno è Ts meno T infinito uguale a C1 più C2. Per quanto riguarda invece la condizione al contorno all'estremità della retta, possiamo ipotizzare che la retta sia sufficientemente lunga, diciamo così, dal punto di vista matematico sia infinitamente lunga, tanto da poter ritenere
che la temperatura all'estremità dell'aletta, quindi in L, sia pari ad infinito. Attenzione, in T non disegnato, eh? Ovviamente affinché ciò sia vero è necessario che la aletta sia abbastanza lunga. Questa è una condizione al contorno del primo tipo, temperatura imposta all'estremità dell'aletta, ed è evidentemente quella più semplice da utilizzare, cioè quella che ci crea meno difficoltà matematiche per arrivare al profilo di temperatura lungo l'aletta. Molto spesso però questa condizione al contorno può essere poco aderente alla realtà, ok? Un'altra possibilità è utilizzare una condizione al contorno del secondo tipo omogenea, cioè ritenere che l'estremità dell'aletta sia adiabatica, quindi dt di L dx è pari a 0. Questa ipotesi è abbastanza verosimile dal momento che tipicamente l'area di questa superficie è piccola rispetto all'area della superficie laterale, quindi la quantità di energia termica scambiata dall'estremità dell'aletta è piccola se confrontata all'intera all'energia termica che complessivamente l'aletta scambia con l'ambiente, capite? Se guardate, vabbè, avete visto le alette che sono posizionate sulla scheda video che è girata tra di voi, anche lì la superficie, l'area della superficie dell'estremità dell'aletta è piccola dal momento che l'aletta è molto sottile, ok? Essendo molto sottile, ovviamente l'area della sezione trasversale è piccolina. Questo, scusa, potrebbe ripetere la seconda condizione? Sì, la seconda condizione è una condizione, è una condizione al contorno del secondo tipo omogenea all'estremità dell'aletta. In parole povere, riteniamo che l'estremità dell'aletta sia adiabatica, cioè sto dicendo che nella realtà, se immaginiamo questa energia termica che fluisce dalla superficie di base attraverso l'aletta, ovviamente osserveremo che una parte di questa energia termica verrà ceduta all'ambiente attraverso la superficie esterna, questa qui laterale, una parte proseguirà lungo l'aletta. Ma alla fine una parte dell'energia termica verrà ceduta anche dall'estremità dell'aletta, giusto? Immaginate il cessetto, la parte terminale cederà anche lei calore, se evidentemente si trova a una temperatura superiore rispetto all'infinito. Ma quello che stiamo dicendo è che questa quantità di energia termica ceduta qui è piccola rispetto all'energia termica che complessivamente l'aletta cede all'ambiente, e questo in virtù del fatto che, prendo un cestetto un pochino più lungo, in virtù del fatto che l'area di questa superficie qui è piccola rispetto all'area della superficie laterale del cestetto in questo caso. E allora questo mi porta a pensare che non commetto un errore così grande se immagino che questa superficie qui sia adiabatica. Grazie. Prego. Ovviamente la condizione reale lo sappiamo, anche l'estremità cede calore, e quindi all'estremità dovrei applicare una condizione al contorno del terzo tipo, meno k del TDL su dx uguale H segnato con L, io ci metto un L perché non è detto che il valore di H da utilizzare all'estremità dell'aletta sia lo stesso che abbiamo utilizzato sulla superficie laterale, potrebbe essere differente, per l'area per T di L meno T infinito. Ora è abbastanza intuitivo che utilizzare la prima ipotesi, la prima, scusatemi, condizione al contorno significa trovare più semplicemente il profilo di temperatura, quindi avere una maggiore semplicità di trattazione a fronte di una maggiore approssimazione della realtà fisica. In questo caso la difficoltà aumenta un po', però siamo un pochino più vicini alla realtà,
Questo è il caso più aderente alla realtà, che presenta evidentemente le maggiori difficoltà matematiche, e questo è abbastanza intuitivo. Come pure è abbastanza intuitivo il fatto che i primi due casi, le prime due condizioni al contorno, sono in realtà ottenibili dalla terza, ponendo, come abbiamo visto la volta scorsa, H infinito, ricadendo quindi su questa prima condizione al contorno, ok? Oppure ponendo H pari a 0 e ricadendo su questa seconda tipologia di condizione al contorno. Capite? Quindi questa condizione al contorno in realtà contiene queste altre due. Ok? Allora, a questo punto facciamo un pochino di pausa e dopo la pausa iniziamo a ragionare sui profili di temperatura. Ok?